Secondo lo studioso Jay Knights, il famoso The Dress è uno dei più significativi esempi di percezione soggettiva del colore. Se volete scoprirne di più, ho un video al riguardo. Ma ci sono altri casi in cui è meglio che nessuno si fidi delle tinte che vede? Lo scopriremo in questo video. I due cani che vedete hanno tonalità diverse, vero? Sbagliato! Sono esattamente identici, come conferma questo video. Ciò che cambia è semplicemente lo sfondo, che confonde la percezione del nostro cervello. Quest'ultimo ha infatti la tendenza a sottrarre o aggiungere informazioni per arrivare ad un'immagine razionale e conosciuta. La scacchiera è uno dei giochi ottici più famosi. È opera di Edward H. Anderson, che la pubblicò nel 1995 su Vision Science. I quadrati A e B hanno lo stesso colore, anche se i nostri occhi appaiono di due sfumature di grigio differenti. In questo caso, il cervello sta compensando le ombre durante il processo di comprensione delle tinte. Basandoci su un processo simile, risulta ancor più sorprendente questo caso. A e B sono uguali. Non ci credete? Coprite con le dita il punto dove le due superfici vengono a contatto. Siamo di fronte alla Cornsweet Illusion, così chiamata dal nome del suo scopritore, Tom Cornsweet. Qui, a confondere le idee, sono le parti in ombra e in luce che separano le due aree. Il cervello interpreta ciò che vede per trasformarlo in qualcosa di logico. L'immagine animata che state osservando è stata creata da Marc Vegier, Stuart Anstis e Rob van Leer, provenienti rispettivamente dalle università di Losanna, San Diego e Nijmegen. In un caso sembra che prevalga il colore lilla, in un altro il verde. Ma non è così. Gli sfondi rimangono invariati. A modificarsi sono solo i perimetri delle figure. Questo esperimento funziona meglio in schermi grandi, quindi se potete usate un computer. Fissate il faro nero in cima all'isola fino a quando non vi darò nuove istruzioni. Ora cambierò i colori, ma voi concentratevi sempre sullo stesso punto. Adesso potete spostare lo sguardo sul resto dell'immagine. Sì, è in bianco e nero. I colori che avete visto nella seconda parte sono opera del cervello. La paternità di questa illusione è dell'ingegnere Destin Sandlin, che l'ha condivisa sul suo canale Smarter Every Day. Ma cosa è successo esattamente? Il meccanismo è lo stesso del prossimo gioco ottico. Fissate il punto bianco sul naso della ragazza. Ci risentiamo tra 15 secondi. Ora spostate lo sguardo sullo spazio bianco a destra. State osservando una donna coi capelli scuri. Questa è la cosiddetta immagine residua negativa, ossia la foto che continua a rimanere impressa nel campo visivo. Si forma perché i fotorecettori dell'occhio, detti bastoncelli, vengono iperstimolati e perdono temporaneamente sensibilità. È lo stesso effetto che si produce dopo una prolungata esposizione al sole entrando in una stanza buia. In questa scacchiera ci sono solo tre colori, bianco, verde e fucsia.
Alcune persone vedono due differenti tonalità rosate a causa dei diversi abbinamenti cromatici presenti. L'uso di tinte contrastanti crea un effetto di finto movimento. Questa grafica è opera di Paul Nasca e si basa su un fenomeno detto Peripheral Drift Illusion. Lo stesso principio muove anche i Rotating Snakes del professore giapponese Akiyoshi Kitaoka. Lo studioso nipponico che ho appena nominato è autore anche di questa immagine. Di che colore sono i cuori? La risposta è verde e basta. Il blu non c'è, lo si può controllare anche con Photoshop. Questa illustrazione di Jochen Burkhardt dà l'impressione che i cerchi siano intersecati. In realtà sono concentrici. Se non mi credete, provate a tracciarne il percorso con un dito. Si tratta di una variante delle illusioni di pinna, scoperte dal professore Vahinjo Pinna dell'Università di Sassari. La spiegazione, tuttavia, è complicata da riportare in maniera semplice e breve. L'illusione di Pac-Man, o Lilac Chaser, è stata creata da Jeremy Hinton nel 2005. Se osservate i cerchi viola, vi renderete conto che si spengono ad intermittenza. Ma cosa succede se invece fissate la X nera al centro? Dopo un po' comincerete a notare un disco verde. Se invece prolungate l'osservazione, i punti viola scompariranno. Questa illusione unisce infatti tre fenomeni: l'immagine residua negativa, i colori complementari e l'effetto Troxler. Ovvero, focalizzando lo sguardo su un determinato punto, gradualmente si perdono le informazioni riguardo gli elementi statici dell'area circostante. Quale di queste immagini vi ha più sorpreso? Fatemelo sapere nei commenti. Saluto Alex Granger, Lola, Daisy, Flavia Di Rienzo, Anime Kawaii, Elisa Stefania, Andrea Cirimbelli e Feel Crazy. Se avete apprezzato i contenuti, lasciate un like. Potete dare un'occhiata anche alle altre playlist del canale e seguirmi sui social che trovate in descrizione. Iscrivetevi e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati. Grazie per aver guardato!